Buongiorno, stamattina vado a vedere due persone che hanno molto probabilmente il Covid, da una settimana con la febbre 39, tosse, uno ha 42 anni, l'altro 47, uno ha un difetto della coagulazione per cui prende lo Xarelto, l'altro è un ragazzo atletico che non ha problemi, però tosse giorno e notte e senso di oppressione esternale. I miei strumenti di protezione sono qui dentro. Ecco, tutte cose in plastica a bassissima protezione. Questo è quello che ci offre l'ATS, il Sistema Sanitario Regionale. Quindi dobbiamo capire se andiamo a visitarli a casa queste persone oppure se mettono in pista le famose squadre di visite domiciliari per persone che quasi sicuramente hanno il Covid, come questi due ragazzi. Vado a vedere se la loro ossigenazione va bene e se c'è la necessità di fare una radiografia urgente. Ecco, ho fatto le due visite. Il signore di 42 anni, l'atleta, diciamo, c'ha la febbre alta, sempre 39, ha delle crepitazioni alla base destra, quindi domani gli farò fare una radiografia del torace, spero che, di trovare il posto per domani. Comunque la saturazione è 98, quindi va bene. Ecco, poi invece l'altro signore che ha 45 anni e prende un anticoagulante per una coagulopatia congenita ha 93 di saturazione e crepitazioni bibasali. Ho chiamato il 112 e andrà a fare una visita in ospedale con la radiografia. Le visite sono state lunghe, ci ho impiegato circa 40 minuti tra la vestizione, la svestizione diciamo, disinfettare fonendo e saturimetro, eccetera. Quindi sono lunghe e anche stressanti perché bisogna ricordarsi di fare tutto in sicurezza con le cose che ci danno, comunque, ecco, che di sicurezza non ce n'è, ecco. Quindi speriamo che ci diano delle protezioni maggiori. Ecco, questo è il nostro auspicio. Ecco, alla fine il 112 è andato a casa del mio paziente che ha la coagulopatia e ha riscontrato 94 di saturazione e la febbre in calo. Lo ha convinto a stare a casa e ha fatto firmare al mio paziente. Quindi il problema ritorna a me. Questo signore cosa dovrà fare? Dovrà fare delle cure per non peggiorare? Questo è il nostro problema. I medici di famiglia con che armi possono curare i loro pazienti e come possono assisterli? Dunque, non abbiamo i sistemi di sicurezza adeguato, non abbiamo le terapie adeguate, come possiamo tamponare la situazione a casa?